Allora, siamo in presenza di un punto, quello del sottopasso del Lido, che spesso ha difficoltà, ma queste difficoltà verranno superate quanto prima. Speriamo che verranno superate a breve. Effettivamente il problema dell'allagamento di questa parte della città è un problema che è qui ed è presente da, non so, 40 anni. Mi permetto di dire, per cui stiamo cercando di risolverlo in maniera efficace. Per questo abbiamo già affidato ai nostri uffici tecnici la progettazione e ci avvaliamo ovviamente sia per la progettazione che della direzione lavori, ci avverremo di ASET SPA, che ha maturato in questo campo dal punto di vista idraulico anche un'esperienza molto importante. L'approccio che noi abbiamo preso in considerazione, valutato che lungo via della Marina ci potrebbero essere dei problemi con dei sottoservizi, stiamo valutando di spostare, quindi creare una vasca e pompare l'acqua che si accumula qui in maniera naturale verso il Porto Canale attraverso via Spontini. Ci stiamo lavorando, vorremmo arrivare, come avevamo promesso anche nell'assemblea pubblica che abbiamo fatto presso questa zona, ad arrivare ad approvare un progetto cantierabile entro la fine dell'anno, sperando che non costi una cifra esagerata, e speriamo che i consiglieri comunali e nel bilancio del comune si possa trovare i soldi per questo intervento, che è un intervento che da tutto il Lido è richiesto e atteso da tanto tempo, al di là di tante altre emergenze.